Roma 2021. Vista fuori. Il balconcino del sindaco da Palazzo Senatorio ha uno splendido affaccio vista fuori. Chi sarà il prossimo a salutare per la foto di rito con la fascia tricolore? Partiti, candidati ed eventi che vogliono confermare o spodestare Virginia Raggi. Ogni venerdì, dalle 17 su WebRadio senza barcode, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 345-60-48-479. Tutti i messaggi saranno letti o ascoltati in diretta, senza alcuna selezione. Conduce Sheila Bobba. Dal 30 settembre al 3 ottobre 2021 c'è il Pisa Book Festival. Non perdete il salone dell'editoria indipendente, che si svolge negli Arsenali Repubblicani. Quest'anno sarà presente anche CTL Editore Livorno con i libri della collana senza barcode. Tra questi troverete i romanzi Dominio e Ribellione ed Equilibrio e Cambiamento di Andrea Barricelli. E dalle 15 in poi, di sabato 2 ottobre, allo stand 66, avrete modo di incontrare Laura Mancini, l'autrice del romanzo Rose Scarlatte. Venite a scoprire questo imperdibile appuntamento con la lettura. Vi aspettiamo! E ora siamo di nuovo in diretta con Roma 2021 Vista Fuori. Alle 15.30 un altro candidato per rieleggere Virginia Raggi in Campidoglio. Questa volta è candidato all'Assemblea Capitolina, quindi a entrare a Palazzo Senatorio in aula Giulio Cesare. Lui è Pino Bitetti per Raggi Sindaco nella lista con le donne per Roma. Pino, buongiorno e benvenuto alla Web Radio Senza Barcode. Buongiorno, buongiorno e grazie a voi per avermi invitato. Io ho chiesto a tutti i candidati una fotografia per poter fare una piccola card promozionale. Pino Bitetti mi ha mandato una foto dove suona la chitarra in fare molto rock. Come mai e cosa vuole portare in Campidoglio? Oh, bellissima domanda, intanto ti ringrazio. Ho voluto inserire appunto questa foto che mi vede protagonista di un concerto in quel caso, perché io sono un architetto, quindi mi occupo d'arte, ma nello specifico ho affondato sempre più la mia vita nel rock and roll, quindi nel fare il musicista. E io faccio parte, come hai detto te, di una lista civica, quindi una lista addirittura con le donne per Roma, a sostegno dei diritti delle donne, che è una lista poi che oltre alla parità e ai diritti è una lista civica con argomenti specifici, tematici, e il mio vuole essere quello relativo all'arte, alla musica. Quindi è stato fatto già da questa amministrazione tanto per l'arte, cito per esempio nelle periferie Spaccio Arte, la riapertura dei teatri e cinema storici all'aperto, eventi di opera al Circo Massimo, ma credo che Roma abbia bisogno di fare uno scatto in più, un salto in più, un salto in avanti per quello che riguarda appunto il settore dell'arte, un po' in generale della musica, perché anche il visitatore ha ben impresso i grandi monumenti che la contraddistinguono, Roma, e che sono meravigliosi, io poi da architetto non posso non amarli, certo. Però quel color seppiato dei monumenti oggi va aggiornato. Bisogna che Roma diventi un riferimento internazionale di arte a 360 gradi, quindi anche su un qualcosa di più vivo, di più contemporaneo, un po' come si dice a Roma, vorrei cambiare l'aria, renderla più a colori. Se mi avessero detto qualche giorno fa che la musica e l'architettura vanno così di pari passo, non ci avrei creduto, ma ho avuto la possibilità pochi giorni fa ad Archeda Open House a Napoli di intervistare moltissimi architetti, uno dei quali Mauro Smith, trovate in disputandomi nella nostra trasmissione la nostra intervista, è un architetto ma che suona la batteria, ha composto tantissime cose, lavora, ha fatto una decina di dischi, oltretutto sta mettendo in musica i suoi progetti. Quindi ho capito quanto la musica e l'architettura sono veramente sorelle, due arti sorelle. E mi piace l'idea di cambiare i colori della nostra città. È una frase che mi piace moltissimo. E so che lei ha un debole, se così possiamo dire, per i giovani. Anche i giovani artisti che purtroppo restano un po' dimenticati.
che si può fare a Roma per loro? Allora, il bello di questo, del mio contributo, di ciò che posso fare, è proprio, essendo del mestiere, dare una mano, in quanto conosco le problematiche da vicino. E quindi oggi lei me l'ha anticipato, tu me l'anticipi, andiamoci del tuo ormai. Grazie. I giovani artisti nascono e muoiono in sala prove, nascono e muoiono nei laboratori perché non hanno spazi, non hanno opportunità. Non hanno opportunità semplicemente perché, per quanto si possa essere fatto tanto, con qualcuno del mestiere si potrà fare di più. Ad esempio, io una delle prime azioni che ho intenzione di fare è iniziare a strutturare il Roma Art and Music Festival. Quindi immaginati un paese nella città che respira a colori, come hai detto pure tu, dove ad ogni angolo della strada, quasi come in un presepe, trovi dal liutaio al sarto a chi fa i vecchi mestieri. E poi ogni spazio d'arte dovrà essere esclusivo per un genere musicale. Io immagino tutto, per esempio, il mondo dell'arte celtica, compresi quei matrimoni o della musica, nel Circo Massimo. Immaginiamo altri posti architettonici importanti dove appunto possano diventare teatri di rock, teatri di jazz. Cioè si può integrare e bisogna fare questo, perché Roma deve fare questo scatto. Ad esempio, io faccio parte anche della rock band più grande del pianeta, che si chiama Rock in Mille. Siamo, pensa, in 1000 persone a suonare contemporaneamente concerti interi in posti enormi, tipo lo stadio di Parigi, Francoforte. E questa band, pensa, nasce in Italia. Ecco. E a Roma neanche si sapeva che ci fosse. Quindi, come minimo, bisogna portarla in un posto storico, come può essere appunto il Circo Massimo. La cosa particolare è che attira questa band dai 50, 80, 100 mila paganti da tutto il mondo, quindi anche legata all'architettura, al turismo e al benessere di tutti. Sono progetti che Roma non può farsi scappare. Assolutamente non deve farsi di scappare, ma mi chiedo quali sono i progetti per le donne di Roma, visto che la tua lista è proprio per le donne, con le donne di Roma. Lì è un po' già il nome la dice tutta, no? È chiaro che la parità dei diritti dovrebbe stare non al primo posto, ancora prima, perché purtroppo siamo nel 2021, ma tante volte le donne questi diritti non li hanno riconosciuti in maniera forte, soprattutto sul lavoro. Io sono dell'idea che la donna non deve chiedere permesso più dell'uomo per fare qualcosa, quindi è importante che dare un grande riferimento. Io poi vengo da una famiglia di 4 figli e ho 3 sorelle, quindi ho proprio questa attitudine sul voler far qualcosa per ridare forza, sempre più forza, insomma, alle donne, che ancora oggi, insomma, vediamo quante se ne sentono pure un po' anche in TV, no? È solo chi ama le donne riesce a fare questi ragionamenti, quindi direi che è una dichiarazione indicativa quella che hai appena fatto. Amare le donne vuol dire anche amare la delicatezza e amare l'arte, quindi direi che il cerchio si chiude per quanto riguarda la tua presentazione. Considera pure che io poi, per come la vedo io, non ho mai visto una distinzione uomo-donna, nel senso che sono due cose che devono coesistere necessariamente e nessuno può fare a meno dell'altro, e quindi è naturale che dovrebbero essere alla pari sia uomini che donne. Anzi, la donna, io credo che essendo più predisposta già anche a un discorso di procreazione, quindi di accudire, su tanti punti di vista anche lavorativi, e l'ho verificato, è addirittura molto più forte di un uomo. Ad esempio, noi, l'uomo, quando c'è un problemino diventa un problemone, la donna sarà per una sua attitudine, ma addirittura carica di problemi e va sempre tutto bene per lei. Quindi abbiamo tanto da imparare dalle donne. Impariamo l'uno dall'altra, sì, ragionissimo. L'altra sera parlavo con una mia amica senatrice e pure dicevamo, lei diceva, è paradossale che se passa il senatore, buonasera senatore, passo io, ma è la sua segretaria, sua moglie, no, è una senatrice, è pazzesco, no?
certo. Allora, abbiamo ancora qualche minuto e facciamo la classica domanda. È il 5 ottobre, non c'è neanche bisogno del ballottaggio. Virginia Raggi è sindaco della capitale. Pino Vitetti immagino si veda alla cultura, ma la primissima cosa che fa? Ah beh, la primissima cosa che faccio è proprio mettere sul tavolo quello di cui ho parlato, il Roma Art Music Festival, assolutamente, perché tornando ai giovani che nascono e muoiono in sala prove, come dico io, questo festival durerà 365 giorni all'anno e in questa maniera, poiché ci sarà da poter mettere in campo tanti progetti, anche visto il discorso del Recovery Fund, eccetera, si potranno organizzare talmente tante cose che nessuno rimarrà indietro, non ci deve essere più una persona, neanche un ragazzo che ha voglia di fare arte, che non sia musico, che siano pennelli o quello che sia, che non debba avere l'opportunità di esibirsi. Quindi idee ce ne sono tante, progetti ce ne sono tanti, dobbiamo essere bravi, bravi a progettare, costruire insieme, dialogare con le istituzioni e portare avanti un'evoluzione di questo cambiamento che già è stato anticipato, è già stato fatto, è già stato avviato, però dobbiamo farlo esplodere. Un progetto del genere porterebbe anche tanto lavoro, tante persone impiegate. Assolutamente, assolutamente, perché è veramente un dispiacere vedere un giovane, soprattutto ne parlavamo, che magari sogna di essere il Bob Dylan del futuro, invece dopo un po' lo metterà da parte quello strumento e diventerà un sogno che era così grande e riuscirà a farlo diventare, pensa, talmente piccolo da riuscirlo ad infilare in un cassetto. Speriamo che per un evento del genere non ci sia bisogno di fare altre costruzioni, perché mi sembra di capire che l'idea di buttare altro cemento non sia nelle corde di questa amministrazione, quella che potrebbe eventualmente essere rieletta. Quindi magari anche appunto spazi come il Circo Massimo, come gli stadi, potrebbero già essere utilizzati. Assolutamente, noi abbiamo gli spazi più belli del mondo, abbiamo la città Roma Caput Mundi, abbiamo la città eterna, che è tra l'altro una delle città più basse d'Europa. Gli spazi ce ne sono tantissimi e bisogna valorizzare, come hai detto proprio te all'inizio, la storia con il contemporaneo, quindi l'architettura e la musica e l'arte in genere, che devono un po' legarsi a creare un qualcosa d'insieme. E io posso essere sicuramente il collante tra i cittadini e le istituzioni, perché io comunque poi appunto mi presento come civico per dare voce ai cittadini, soprattutto appunto in questo spaccato che rappresento. Allora, io ricordo che chi vuole confermare il sindaco Raggi, il sindaco uscente, e vuole in Campidoglio portare qualcuno che rappresenti la musica, le idee per i giovani artisti, può votare per Pino Vitetti al Campidoglio. Pino, grazie, magari ci sarà, anzi spero ci sarà occasione di sentirci nuovamente nelle nostre interviste anche più approfondite. Ma volentieri, ci mancherebbe, è sempre un piacere. Io ricordo agli ascoltatori che ogni mezz'ora, quindi torniamo in diretta alle 16, avremo dei candidati. I prossimi due saranno per il sindaco Calenda. Grazie ancora Vitetti, a presto. Grazie, a presto. Dal 30 settembre al 3 ottobre 2021 c'è il Pisa Book Festival. Non perdete il Salone dell'Editoria Indipendente, che si svolge negli Arsenali Repubblicani. Grazie, a presto. Quest'anno sarà presente anche CTL Editore Livorno con i libri della collana Senza Barcode. Tra questi troverete i romanzi Dominio e Ribellione ed Equilibrio e Cambiamento di Andrea Barricelli. E dalle 15 in poi, di sabato 2 ottobre, allo stand 66, avrete modo di incontrare Laura Mancini, l'autrice del romanzo Rose Scarlatte. Venite a scoprire questo imperdibile appuntamento con la lettura. Vi aspettiamo! Roma 2021, vista fuori. Il balconcino del sindaco da Palazzo Senatorio ha uno splendido affaccio vista fuori. Chi sarà il prossimo a salutare per la foto di rito con la fascia tricolore? Partiti, candidati ed eventi che vogliono confermare o spodestare Virginia Raggi. Ogni venerdì, dalle 17 su Web Radio Senza Barcode, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 345-60-48-479. Tutti i messaggi saranno letti o ascoltati in diretta, senza alcuna selezione. Conduce Sheila Bobba.